Bene ragazzi, cominciamo a parlare degli esponenziali. Nei video precedenti abbiamo semplicemente riguardato le proprietà delle potenze con degli esempi, così voi capite il perché bisogna appunto approcciarsi agli esponenziali. Cioè, noi abbiamo visto che abbiamo dovuto approcciarci alla goniometria e trigonometria in fisica per l'applicazione, ad esempio, nelle onde e anche, ad esempio, se voglio calcolare l'altezza di un edificio sapendo la lunghezza dell'ombra. E via, ok? Quindi l'utilizzo soprattutto poi dei triangoli per trovare delle distanze, ad esempio. O avere informazioni per quanto riguarda il mondo dell'universo astronomico, riuscire a calcolare la distanza Terra-Sole, via, quindi cose anche interessanti. Cosa si può fare grazie allo studio degli esponenziali? Altre cose. E adesso vi mostro tre esempi, tanto da capire perché servono gli esponenziali. Allora, immaginiamo, ad esempio, di avere una popolazione di batteri che ogni anno raddoppia. Questo vuol dire che magari al primo anno, cioè dopo, diciamo, all'anno zero, ecco, quindi quando comincia la stima, io magari ho due batteri, poi dopo un anno io vado a contare i batteri e ne ho quattro, dopo un altro anno, quindi all'inizio diciamo del secondo anno, si raddoppiano e quindi diventano otto, poi al terzo anno li riconto e sono raddoppiati, quindi sono 16 e via. Quindi diciamo l'operazione è sempre fare per 2 per 2 per 2 per 2 per 2. Ora, se uno cercasse di trovare una legge, perché adesso io ti dico, ma quanti batteri avrò? Non il quarto anno, ma ad esempio il quindicesimo anno, quanti batteri avrò? Allora, io ovviamente devo trovare una sorta di legge, ok, che poi mi fa capire come si fa. La possiamo guardare subito, nel senso che posso pensare che questa sia la mia ascissa, 0, 1, 2, 3 e quindi in generale x, e che quella sotto sia la mia ordinata, 2, 4, 8, 16. Ok? Ecco, ma che cos'è? 2, 4, 8, 16 sono potenze del 2. E dovrei trovare un certo legame tra le ordinate e le ascisse, cioè com'è collegabile il 2 con lo 0, il 4 con l'1, l'8 col 2, il 16 col 3, poi cosa ci sarebbe ragazzi? Ci sarebbe il 32 con il 4. Allora, l'idea qual è? È che essendo delle potenze del 2, io le vado appunto a scrivere come potenza del 2, cioè 2 è 2 alla 1, 4 è 2 alla seconda, 8 è 2 alla terza, 16 è 2 alla 4, e ad esempio 32 è 2 alla quinta. Scrivendoli in questo modo, e quindi non più, diciamo, in base decimale, ma come potenze del 2, mi rendo conto che c'è un legame stretto, ad esempio in questo caso, tra l'esponente della mia ordinata e l'ascissa. Perché se voi guardate, l'esponente è sempre un valore in più, un valore in più dell'ascissa. Quindi significa, visto che ad esempio 4 è semplicemente 3 più 1, 5, 4 più 1, significa che dopo 15 anni il risultato sarà 2 alla, in questo caso, 16, perché l'esponente in questo caso è sempre una volta in più dell'ascissa. E in generale, quindi, qui avrò 2 alla x più 1, perché è una volta in più della mia ascissa, che è x. Quindi vedete che sono riuscito a trovare la legge che esprime il numero di batteri
poi sarebbe la mia y, no? Però il mio numero di batteri è scrivibile con la legge 2 alla x più 1, dove x rappresenta gli anni. Quindi se io voglio, ad esempio, quindi chiedermi quanti batteri avrò dopo 100 anni, dovrò semplicemente fare 2 alla 100 più 1. Vedete, ho scritto questa cosa qui. Questo, ragazzi, è la prima funzione esponenziale che noi abbiamo allora visto. E quindi, come potete vedere, negli esponenziali la x è esponente. Questa non è una potenza, cioè vi dico subito che quindi mentre 2 alla x è un esponenziale, perché ha, diciamo, la x a esponente, questa è una potenza e sono due cose completamente diverse e vanno con velocità diverse graficamente. Perché se voi fate il grafico di 2 alla x, poi lo faremo il grafico di x alla seconda, è completamente diverso. Possiamo fare degli esempi, ad esempio, prendiamo una tabellina con x, poi qui ci mettiamo 2 alla x e qui ci mettiamo x alla seconda. Allora, poi prendiamo dei numeri, meno 2, meno 1, 0, 1 e 2. Allora, se faccio 2 alla meno 2, viene un quarto. Se faccio 2 alla meno 1, viene un mezzo. Se faccio 2 alla 0, fa 1. Se faccio 2 alla 1, fa 2. E se faccio 2 alla seconda, fa 4. Vi mostro intanto una cosa che vi ridirò. Quindi vedete che intanto questi numeri sono sempre positivi. E non è un caso. Beh, paradossalmente anche x alla seconda saranno sempre numeri positivi, ma perché l'esponente è pari. E allora dovrò fare meno 2 alla seconda, che fa 4. Meno 1 il tutto alla seconda, che fa 1. 0 alla seconda, che fa 0. 1 alla seconda, che fa 1. E 2 alla seconda, che fa 4. Quindi, come potete vedere, 2 alla x è che è un esponenziale. È diversissimo da x alla seconda. Questa è. Poi prendiamo un altro esempio. Allora, tutti voi sapete benissimo un gioco che si fa di sera in televisione, quando si arriva alla fine di questa trasmissione, tu accumuli una marea di soldi, poi devi scegliere tra una parola e l'altra e il montepremi si dimezza. Allora uno dice, io se sbaglio, ad esempio, tutte e 5 volte nello scegliere la parola, alla fine quanti soldi mi rimangono? Allora, la giocata, questo gioco è terrificante alla fine, perché tu vai a perdere una marea di soldi, perché la gente ha una bassa consapevolezza delle leggi esponenziali. Facciamo l'esempio, appunto, che tu all'inizio, quindi diciamo, quando fai la prima, diciamo, quando non fai nessuna scelta, quindi quando la scelta è zero, non hai fatto nessuna scelta, tu hai un montepremi, ad esempio di 200.000 euro. Ecco, immaginiamo sempre, ragazzi, di sbagliare. Quindi all'inizio tu hai un montepremi di 200.000 euro, poi fai la prima scelta e al momento della prima scelta facciamo sempre finta che sbagli. E allora tu hai 100.000 euro e intanto hai già perso 100.000 euro. Poi fai la seconda scelta e hai 50.000 euro. Stai continuamente tagliando a metà. Poi fai la terza scelta, sei a 25.000 euro e via. Ok? Va bene, poi dovresti solo andare a S uguale a 5. Va bene, ma capite che vi rimangono veramente pochi soldi. Ecco, il fatto è che non è che voi state perdendo la stessa quantità di soldi, ok? Perché all'inizio ne perdete un sacco, perdete la metà, cioè perdete la metà, ma 100.000 è più grande di 50.000. E se uno dovesse scrivere la legge di questa cosa qua, cosa dovrebbe scrivere?
Allora, questa è la nostra y, questa è la nostra x, ok? Adesso se la scelta le chiamiamo x, capite che andiamo a creare una legge. Vediamo che legge è. Allora, 200.000, come lo posso scrivere? Come 200.000 diviso 1. 100.000 come 200.000 diviso 2. 50.000 non è diviso 3, è diviso 4, perché è la metà della metà. E questo non è diviso 6, e questo la gente cosa sbaglia, non è diviso 6, è diviso 8, perché è la metà di un quarto che è diviso 8. Infatti 25.000 è 200.000 diviso 8. E poi si fa diviso 16, diviso 32. Vedete che a denominatore abbiamo delle leggi esponenziali, cioè abbiamo delle esponenziali, abbiamo delle potenze del 2, perché 1 che cos'è? 2 alla 0, 2 è 2 alla 1, 4 è 2 alla seconda, 8 è 2 alla terza, 16 è 2 alla quarta, 32 è 2 alla quinta. Quindi vi stanno fregando con gli esponenziali perché molti non li sanno. E allora uno vede come si fa a trovare, ragazzi, la legge, non è mica difficile, perché adesso si vede che questo esponente, in ogni caso, rappresenta il valore della x, vedete 0, 0, 1, 1, 2, 2, 4 sarebbe legato a x uguale a 4, ok? 2, questo 2 sarebbe legato a questo 2, quindi è logico scrivere la legge così, y è uguale a 200.000 euro diviso 2 alla x. Ok? Cioè, i soldi che ti rimangono, che è la y, è uguale a 200.000 diviso 2 alla x, dove x è il numero di volte che tu sbagli scelta. Vedete che è una legge esponenziale. Si può anche scrivere per gli addetti al lavoro, o come 2 alla x, o semplicemente come, magari qualcuno preferisce, 200.000 per 2 alla meno x, perché il meno non fa altro che ribaltare il posto tra numeratore e denominatore, e quindi diciamo i soldi che rimangono in tasca alla persona con x errori sono 200.000 per 2 alla meno x.